Cari amici e care amiche, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi illustro un gioco che è un solitario e si fa con le carte da poker, quelle francesi che vedete in questo momento. Questa è la schermata iniziale del gioco e è un gioco che riesce, a me viene tutte le volte, quindi vi dico che ha una statistica di riuscita piuttosto elevata, però bisogna fare molta attenzione alle mosse che si compiono perché ogni errorino potrebbe essere fatale per la riuscita del gioco. Prima di passare all'illustrazione delle regole del gioco, io vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale, a lasciarmi un bel like sperando che questo video sia di vostro gradimento e a segnalarmi nei commenti eventuali suggerimenti per nuovi tutorial. Adesso procediamo. Dunque, questo solitario ha come obiettivo ovviamente liberare completamente il tableau che vedete in questo momento come è costruito, liberarlo completamente per portare tutte le carte sugli assi che io ho collocato qua in cima, vedete i quattro assi, in senso ascendente, quindi sopra l'asso il 2, il 3, il 4, il 5, eccetera, concludendosi ogni mazzetto corrispondente ad ognuno dei semi con il re. Dunque, qui sotto voi vedete ci sono 24, queste sono le rimanenti carte, 24 blocchetti da 2, cioè 24 coppie di carte, diciamo, nelle quali è importantissimo, cioè lo dovete proprio fare apposta, che il 2, e sono entrambe scoperte, i 2 devono essere all'esterno. Quindi, se per caso nella distribuzione il 2 risultasse sotto, voi lo spostate e la distribuzione iniziale, intendo dire, e lo mettete all'esterno perché voi potete muovere la carta, soltanto la carta scoperta, quindi non quella che è sotto, ma quella che è sopra. Ok? Allora, e se no il gioco sarebbe già in partenza molto penalizzato. Quindi, questa è la posizione iniziale. Le carte possono andare direttamente alle basi, quindi ci possiamo già portare i 2, i 3, i 4, come quello che ha scoperto, e possono anche spostarsi da una coppia all'altra, purché vadano sopra. Ovviamente deve essere libera la carta, cioè la prima deve essere stata rimossa. Una carta può andare sopra ad un'altra nel tableau, purché sia, ascoltatemi bene, di seme diverso, non può essere dello stesso seme e deve essere di un valore inferiore. Quindi sopra ad un 10 potrà andare un 9, sopra un 9, un 8 e così via, però di seme diverso. Quando uno spazio rimane libero perché entrambe le carte sono state eliminate, ci si può collocare solamente un re. Finiti i quattro re, per intenderci, gli spazi vuoti rimangono vuoti, non li potete più utilizzare. Io ora procedo e vi faccio vedere, quindi i due io li colloco immediatamente sulla base perché giusto appunto li ho messi di proposito all'esterno per poter iniziare il gioco. Ok, ecco. Abbiamo libero anche il 3 di quadri e io lo colloco sopra. Perfetto. A questo punto possiamo iniziare a giocare. Le strategie sono, dunque, per esempio, vedete, io qui avrei potuto mettere, se questa donna fosse stata di seme diverso, l'avrei potuta collocare sul re per prelevare il 3 di picche, ma non posso farlo perché è la donna di picche, quindi disgraziatamente io questa mossa non me la posso fare. Vediamo un po', iniziamo ad individuare dove sono. Certo, io potrei anche fare questa, di mettere il 4 sul 5, liberando questo posto e collocarvi, però devo capire se ha senso. Comunque sì, io posso mettere solo il re, intanto ve lo faccio vedere. Ricordate, solo i re
Beh, io guardate, avendone due, metto il re di quadri, non per altro, ma perché scopro un 6 che comunque di sicuro arriverà prima dell'8, non per forza, però in teoria potrebbe essere così. Ecco, guardate mo che cosa ho fatto, ve lo faccio vedere. Ho messo il re sopra, vi colloco la donna, che in questo caso sì che sono di seme diverso, e prendo il 3 di picche. Eccolo qui, ce l'abbiamo fatta, avete visto? E anche qui, guardate, ho scoperto il 6, metto il 5, questo vedete è il 5 di picche, lo metto sopra il 6 di cuori e prelevo il 3 di fiori e lo colloco. Ecco, avete visto già come sta iniziando a muoversi il gioco? Beh, un altro posto libero, io lo riempio con un re. E poi guardate, re di fiori, donna di quadri, gliela mettiamo sopra e preleviamo il 4 di fiori. Avete già capito il meccanismo del gioco, eh? È alquanto semplice. Seguitemi, metto questo set che è di seme diverso, che è fiori su picche, questo 7 che è di picche, lo colloco sull'8 che ho liberato di quadri e prelevo, eccolo qui, il mio 4 di cuori e lo colloco al suo posto. Un consiglio strategico che devo assolutamente darvi. Dunque, vedete, ad esempio, io qui ho un 5 che è rimasto solo. La tentazione potrebbe essere, adesso non ho dei 6, però qualora io avessi un 6, di collocarglielo sopra. Attenzione, perché bisogna sempre calcolare. Una carta da sola potrebbe tornare utile, come prima era stato il caso dell'8, utile perché potrebbe servire per collocarvi sopra una carta di seme diverso e liberarne un'altra che è tenuta bloccata. Fateveli questi calcoli, e questi sono i fondamentali per la riuscita del gioco. Io adesso, avete capito tutto, procedo, vi faccio vedere soltanto il finale per vedere se il mio solitario sarà riuscito. Non è riuscito, voi direte perché? No, aspetta, è riuscito, forse sono io. No! Ragazzi, aspetta, calma, cerchiamo di ragionare. Io devo togliere, no, questo jack, sì, no, è riuscito, ero io che sono un po'... No, il jack è riuscito, ci siamo, perfetto. Però credetemi, può anche, è facile che venga, ma basta veramente, anche una mossa sbagliata e ahia, il gioco finisce. Beh, io spero che vi piaccia, che vi troviate bene. Vi metto qui 4 mucchiettini per farveli vedere. Vedete come sono alla fine del gioco? Sono così. Questa è la fine, è la riuscita. Io ora vi saluto e noi ci vediamo alla prossima pubblicazione. Ciao!